Fabrizio Cattani, direttore artistico del Festival di Spello. Come e perché nasce un premio interamente dedicato al backstage? Backstage perché naturalmente è proprio fa vedere come si costruisce un film, quindi era inevitabile non inserire un concorso, una sezione dedicata a questo backstage. Il mio criterio è quello di premiare quello che c'è dietro un film, appunto si chiama backstage, perché l'intervista all'attore, al regista sia interessante, però il bello è vedere tutto quello che ha portato al film, quindi il lavoro delle maestranze, di chi ha lavorato dietro le quinte che non viene mai mostrato. Che tipo di lavoro è stato fatto per realizzare un backstage degno di una vittoria? Ma ho cercato di dare un senso a un lavoro, che forse è una cosa che non viene abitualmente fatta. Io di solito lascio una libertà di racconto a chi mi racconta, cioè se gli do la possibilità di raccontare quello che sente, l'esigenza di raccontare, viene sicuramente molto meglio, come se io ti dicessi raccontami quello che vuoi. Eravamo quasi un gruppo, eravamo quasi 60 cugini che tutti i giorni, scusa il sabato e la domenica, si incontravano su un posto di lavoro, ci siamo divertiti, abbiamo mangiato tanto e abbiamo lavorato bene. E per me il lavoro è questo, forse al cinema, un grande baraccone.